Virginia Carbonelli. Ciao Virginia. Ciao Chantal. Virginia, ideatrice dell'associazione culturale La Linea Arte Contemporanea. Sì, ebbene sì. In che consiste questa Linea Arte Contemporanea? È un'associazione culturale nata nel 2008 dalla mia volontà, per dare spazio alle arti grafiche. Che tu come ti sei iniziata, diciamo? Beh, il percorso è abbastanza lungo, nel senso, io mi sono formata nel liceo artistico di Via Ripetta e poi mi sono laureata in storia dell'arte e poi ho incontrato questa tecnica nel corso della mia formazione e me ne sono innamorata. È una passione e porto avanti dal 1996. Dal liceo, quindi piano piano mi sono specializzata andando ad Urbino, andando a studiare in vari studi di artisti che avevano già stamperie, avviato una loro attività. Sì, una loro quindi attività. Hai unito la tua laurea in storia dell'arte insieme alla tua passione per la pittura su foglio, dicevi? Sì, è incisione su metallo che poi viene stampata, quindi è una tecnica molto importante nell'arte, però poco non conosciuta perché difficile. E usate anche acquarelli? Sì, certo, è tutto ciò che si basa sulla carta in questa associazione, però soprattutto l'incisione artistica, la grafica d'arte che ha due specializzazioni. Quindi matita, sì. Semplicemente chiaroscuro. Sì, la grafica è acquarelli, matita, è tutto, però poi qui abbiamo anche due torchi, uno storico, nel senso che è stato tramandato da generazione in generazione, quindi un mio insegnante Mario Telari Biason me l'ha donato perché ormai aveva dismesso la sua stamperia, il suo posto, e quindi l'ha regalato a me, io lo porto avanti insieme al mio e facciamo corsi per artisti, per chi esatto, fate proprio corsi voi? Sì, e poi da lì nascono mostre, nascono organizzazioni di eventi. E vedevo sulla tua pagina Facebook. Sì. Vedevo proprio i tuoi lavori. Certo, sì, i lavori che fate. Sono lavori che facciamo e sono tutti diversi e possono sembrare fatti da varie tecniche, però. Chi sono i vostri artisti? Mi dicevi che date spazio sia ai nuovi giovani che si mettono in questo mondo. Sì, studenti che arrivano dalle accademie di belle arti, piuttosto che intraprende anche come neofita questa passione, che poi può diventare anche una professione, perché ci si specializza nella stampa, nella xilografia. Gli artisti, in pratica, artisti. Che siano noti o meno noti, quindi alterniamo mostre con personaggi un po' più di spicco per quanto riguarda la grafica d'arte e a magari nuove scoperte. Per esempio adesso stai vedendo delle incisioni di un'artista coreana che è sempre sulla pagina Facebook. Sì, sempre sulla pagina che Facebook. Che è due trattini bassi, linea contemporanea. Sì. Sì, sì. Ok, così perfetto. È più facile. Sì, è più facile. E mi dicevi questo quadro che sembra un foglio completamente nero con... Certo, perché la carta può essere anche colorata a mano oppure sono carte speciali per la grafica. Quindi questa per esempio è una carta nera dove l'artista in questo caso è coreana, Jung Seo, che è ritornata in Corea, però noi l'abbiamo ospitata per tante volte in questo spazio dedicato alla grafica d'arte. È stato un lavoro fatto in punta secca, è una tecnica sopra una matrice di metallo, in questo caso è zinco, e poi inchiostrata con colori d'argento e stampata attraverso il torchio. Quindi fate cose particolari, sì. Non era così semplice, no. Come la dicevi tu. No, fate cose particolari. Semplice. Infatti per chi insomma si approccia, cioè o una passione, nasce subito una passione, oppure ovviamente c'è un lavoro abbastanza esatto. Sì, complicato, quindi comunque non si dipinge e basta. E voi insegnate proprio queste cose sì, nei sì. vostri corsi? Sì, questi... sì, 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 su tutti i supporti, possono essere anche sperimentali oggigiorno. Prima si usava lo zinco, il rame, invece adesso si possono usare anche materiali più morbidi come il plexiglass, piuttosto che il PVC. Mi piace questa idea di utilizzare vari materiali per creare una sola opera d'arte.
d'arte. Sì. A me piace molto questo. Che poi prevede in teoria anche una tiratura, cioè si possono fare più esemplari di uno stesso, lavoro, anche se adesso ultimamente l'artista grafico può fare anche pezzi unici, proprio perché l'incisione non è più considerata come un'arte minore per divulgazione, proprio perché c'era questa serialità in passato, ma usarla come una tecnica a sé, e quindi fare proprio delle opere d'arte su foglio, bello, però con bello, l'utilizzo del, bello, della matrice. E quei tuoi corsi, quelli che dai, i corsi che date, sì, hanno un inizio e una fine? Sono molto elastici. Sì, elastici, dipende da tu cosa, da che e poi formazione hai. C'è chi si approccia e non ha nemmeno delle basi. Sì, delle ci basi. Sono, quindi vengono da voi persone anche che non hanno alcuna base, sì, ma hanno solo la voglia di approcciarsi a una. Esatto, non serve materia. Per forza essere giotto. No, okay. non serve per forza. Quindi, certo, poi ovviamente di solito va avanti chi ha uno, certo, spessore dietro, quindi ha una ricerca artistica e quindi cerca e prova di trovare una sua poetica anche attraverso la grafica, però magari nel frattempo porta avanti anche la scultura piuttosto che i libri d'arte oppure la pittura. Quindi non c'è una regola. Beh, il bello è che date spazio anche a chi è meno capace di altri, almeno all'inizio, prima ancora di sperimentare. Sì, mi dicevi che state per fare delle gallerie d'arte, no, delle mostre. Delle mostre. No, noi le faccio dal 2008, perché poi alla fine sono io la presidente, però comunque mi faccio aiutare da colleghi, certo, anche storiche dell'arte, che mi danno una mano, amiche, che poi diventano amiche, poi comunque si crea una relazione anche con gli artisti. E la prossima? Se ci puoi dare una data? La prossima è il 14 ottobre, proprio in occasione della giornata del contemporaneo organizzata dall'AMACI, l'Associazione dei Musei di Arte Contemporanea, che richiama tutti gli spazi privati, anche gallerie ma anche musei importanti, a essere aperti in quella giornata, proprio per dare voce all'arte contemporanea. Quindi lì nella tua dimora proprio? Sì, a Monti. A Monti. Sì, infatti diciamo qual è l'indirizzo. L'indirizzo è via di San Martino ai Monti 46, in Rione Monti, e lì questa via è una via di botteghe, diciamo, di botteghe d'arte. Ci sono molti colleghi che fanno più o meno creazioni artistiche, quindi è molto vivace sotto quel punto di vista. Bene, e quindi allora, se noi vogliamo venirti a trovare, qual è il giorno che hai detto, il 18? Allora, il 14 ottobre, sabato 14 ottobre, ci saranno degli artisti affermati che faranno stampa e creeranno delle matrici proprio in quel giorno, e poi dopo questa creazione di lavori si organizzerà una collettiva, sempre nel mio spazio, con il tempo debito per poterla organizzare. Benissimo, quindi il 14 ottobre a via di San Martino, ai Monti, quartiere Rioni Monti. Sì, e chi è curioso, la mattina apriamo il laboratorio anche solo per la visita o per approcciarsi. Benissimo, anche senza problemi. Senza impegno, per dare uno sguardo. Fare un'incisione, una stampa al volo. Bello, bello, sì, bello, mi piace. Poi mi piace questa idea che lavorate con più materiali, sì, è una cosa molto bella. Allora ti ringrazio. Prego. Grazie per essere stata qui con noi, e voi, mi raccomando, il 14 ottobre a Rioni Monti. Okay. Ciao. Perfetto.